10 novembre 1928, Hirohito viene incoronato 124esimo imperatore del Giappone. Nato a Tokyo il 29 aprile 1901, nel 1921 volle conoscere la cultura dell'Europa visitandone i paesi. Il suo viaggio però durò pochi mesi, dovette infatti rientrare in patria alla fine dell'anno per assumere la reggenza dell'impero, poiché il padre, Oshihito, aveva rinunciato al trono. Dopo la morte del genitore, avvenuta nel giorno di Natale del 1926, il reggente fu proclamato imperatore. Fronteggiò e represse un tentativo di colpo di Stato organizzato dagli ufficiali della fazione Kodoha, ma i metodi usati gli crearono molte polemiche. Fu accusato di aver promosso una politica di stampo militarista ed espansionista, favorita dalla situazione interna e culminata nel patto anti-Comintern con la Germania nazista, nella seconda guerra cino-giapponese e nell'intervento a fianco di Hitler e Mussolini nella seconda guerra mondiale. Dopo aver conquistato un vasto impero, comprendente gran parte del sud-est asiatico e della Cina, a seguito della sconfitta degli alleati, il Giappone venne a trovarsi in una situazione difficile. Il 15 agosto 1945, Hirohito, a cui si deve la decisione finale di arrendersi, comunicò la notizia ai giapponesi per radio. Il paese fu occupato, all'imperatore fu concesso di rimanere sul trono, ma fu sottoposto all'autorità del Comando Supremo delle Forze Alleate. Il 10 gennaio 1946 emanò un rescritto che dichiarava falsa la concezione della divinità dell'imperatore e della superiorità del popolo giapponese sulle altre razze. La Costituzione del 1946 gli assegnò funzioni meramente rappresentative. Il suo regno è stato il più lungo della storia del Giappone. È morto a Tokyo il 7 gennaio 1989.